ai microfoni di Grosseto Sport colui che aveva illuso inizialmente con il suo gol a Livorno nella prima trasferta del campionato, Pantacco è passato sotto punti, ora è arrivato un nuovo allenatore. Vi state allenando, Pier Giorgio? È arrivato il mister Malotti che ha cercato soprattutto di lavorare sull'aspetto mentale della squadra, ci ha voluto trasmettere quella cattiveria, quella grinta che c'era mancata soprattutto nelle ultime settimane e ha lavorato sotto questo aspetto perché comunque domenica è una partita importantissima che potrebbe svoltarci comunque Domenica, domani. domani, sì, e potrebbe svoltarci la stagione, quindi ha lavorato soprattutto sotto questo aspetto perché poi comunque sotto il lato tecnico la squadra è forte, lo sappiamo, però è arrivato il momento di dimostrarlo. Cosa è cambiato? Chiaro, ogni allenatore ha i suoi sistemi di allenamento e con tutto non me ne voglia l'amico vitaliano Bonuccelli perché, ripeto, per me si è diventato un grande allenatore. Quest'anno ha avuto la sfortuna, tra virgolette, che qualcosa non è quadrato, alcuni incidenti di percorso. Però ecco, cosa hai visto di nuovo rispetto alla precedente gestione? Ma guarda, sicuramente gli allenamenti sono intensi come lo erano prima, però si è cercato più, diciamo, di lavorare sotto questo aspetto del recupero palla, dell'aggressività che appunto ci deve contraddistinguere perché poi comunque quando abbiamo la palla noi sappiamo quello che dobbiamo fare e quindi quello che ci ha cercato di trasmettere è proprio questa grinta, questa cattiveria, quando dobbiamo recuperare il possesso. E io ringrazio Pier Giorgio Sabelli per vedere poi domani, perché questo è il tutto l'allenamento di 2 settimane col nuovo tecnico, si deve vedere in campo domani e pertanto un grosso in bocca al lupo e incrociamo le dita. Ciao Grazie. Pier Giorgio, grazie. Grazie.